Erano all'incirca le 10 quando si è verificato l'incidente. L'esperto operaio si trovava all'interno del capannone quando un muletto lo ha travolto, tranciandogli la gamba. Ci si è subito reso conto della gravità del fatto. L'uomo, 60 anni, perdeva copiosamente sangue e la gamba penzolava. Chiamato il 118, sul posto è stato inviato un'autoambulanza del VOPI che ha trasportato l'operaio all'ospedale di Salerno. Allertata immediatamente la sala operatoria e i chirurgi vascolari hanno subito operato. Nelle prossime ore si saprà se si è potuto evitare l'amputazione dell'arto. Intanto in fabbrica sono arrivati i carabinieri di Montecorvino Pugliano, a cui sono state affidate le indagini. Molto probabilmente però si accerterà che si è trattato di un tragico incidente dovuto ad un attimo di disattenzione o di chi guidava il muletto o dello stesso operaio. Nessuno se la sente di parlare fra i 13 dipendenti della Naddeo Porte. È la prima volta che nell'azienda si è verificato un fatto così grave. Il titolare è andato con la figlia in ospedale dove attende notizie sul suo operaio, uno dei più esperti, dicevamo, sposato, con figli. Intanto ci dicono i suoi colleghi che ci si sta già adoperando per fare tutto il possibile per evitare che perda l'arto. Si pensa anche a sostenere eventuali spese in centri specializzati. Siamo una grande famiglia, ci dice uno dei colleghi, e non abbandoneremo uno di noi che sta vivendo un momento così terribile.